Conferenza stampa alla Camera con Riccardo Maggi e Angelo Bonelli per fare chiarezza e dire basta alle bugie del mastro. Ci dice la posizione qual è? Soprattutto ci spiega le cose davvero come stanno. Ah, in queste ore stiamo ascoltando una versione dei fatti in merito al caso del mastro Donzelli e all'uso che Donzelli ha fatto in aula di informazioni e documenti riservati che gli erano stati forniti dal sottosegretario del mastro e li ha utilizzati contro le opposizioni. Ha fatto quindi un uso politico di una documentazione che del mastro aveva come esponente del governo. Una cosa gravissima per coprire tutto ciò. Stanno raccontando che quella documentazione non era riservata, che in realtà era a disposizione anche dei deputati delle opposizioni. Così non è perché avevamo presentato, personalmente avevo presentato il 3 febbraio scorso una richiesta al Ministero della Giustizia proprio per avere accesso a quella relazione in cui si parlava dei colloqui che erano stati carpiti tra Cospito ed altri detenuti al 41 bis. La risposta che ebbi era il 6 febbraio scorso dal Ministero della Giustizia ci diceva che in realtà quella documentazione era tutelata, era una documentazione protetta da un segreto, da una riservatezza amministrativa, ma mi vennero forniti esclusivamente degli stralci, esattamente quegli stralci, quei passaggi che Donzelli aveva utilizzato in aula. Cosa vuol dire questo? Che il governo ha fatto il gioco delle tre carte. Da una parte ha coperto Donzelli e Del Mastro, sostenendo che tutto sommato era una documentazione che si poteva usare pubblicamente, ma dall'altra non ce l'ha fornita, dimostrando così che non era affatto una documentazione pubblica. La cosa più grave è che Del Mastro va ancora in giro raccontando che la documentazione era accessibile a tutti. Quello che avviene ci fa dire solo una cosa: Del Mastro si deve dimettere. A me interessa che si dimetta per la mancanza di sensibilità e di senso delle istituzioni, non tanto per il rinvio a giudizio.